Vi portiamo nella capitale e nello specifico guardate l'articolo che abbiamo selezionato per voi attraverso le pagine del Messaggero. A Roma è scontro finale sull'AMA con i rifiuti in strada che fanno salire l'allarme. Su questo vogliamo focalizzare con l'avvocato Matteo Benozzo, esperto di diritto ambientale, in collegamento telefonico, ben ritrovato su TGCom24. Buongiorno. Dunque, la capitale è invasa dalla spazzatura, il Campidoglio che boccia i conti della partecipata, oggi il CDA potrebbe andare verso le dimissioni, ma con lei vorremmo parlare dei rischi dei cittadini, perché una raccolta differenziata non funziona, perché si torna a vedere cumuli di rifiuti per le strade. Forse bisogna dire subito che non è un problema della raccolta differenziata se funziona o non funziona, ma che la raccolta differenziata, ancorché venga trasferito come soluzione panacea per ogni male e rifiuti, in realtà è solamente una modalità di raccolta che facilita la gestione nelle fasi successive. Ciò che deve essere trovato come soluzione invece sono proprio le fasi successive, dove a Roma purtroppo mancano, ossia l'amministrazione attuale, ma anche quelle precedenti, non hanno avviato un piano pluriennale di gestione dei rifiuti prodotti, creando potenziali criticità e degli equilibri molto labili che ogni momento possibile flessione di utilizzo di impianti che sono in attività, cambiamento delle abitudini, flussi turisti piuttosto che numero di abitanti possono creare delle difficoltà che devono essere gestite sempre in via emergenziale, proprio perché la città in sé non è in grado di far fronte in modo ordinario alla propria produzione di rifiuti. Si torna al punto degli impianti, ci sono state varie prese di posizione negli anni, talvolta anche contrastanti. Intanto se gli impianti non ci sono, aumentano le operazioni di disinfestazione dei palazzi, che sono addirittura triplicate, perché quello che poi vediamo nelle strade porta a cascata dei problemi per la collettività. È assolutamente la conseguenza tangibile di una gestione non corretta dei rifiuti prodotti. Ciò che avviene a Roma da tempo è che la difficoltà di raccolta per mancanza di sbocchi dei rifiuti raccolti porta a mantenere per strada piuttosto che di fronte ai palazzi, piuttosto che di fronte a quelle aree più sensibili, come possono essere gli ospedali, le mense, le strutture scolastiche e oggi anche i condomini o i supercondomini, un quantitativo di rifiuto che rappresenta poi l'humus per lo sviluppo di problematiche anche di salubrità, ovviamente. Avvocato, ho ancora pochissimi secondi a disposizione, le chiedo di essere telegrafico. Dal lato della sua esperienza di diritto ambientale, chi è che potrebbe accelerare questo percorso tra le varie istituzioni coinvolte, dal governo centrale alla regione fino ad arrivare al Campidoglio? Devo dire che i presupposti per un intervento erano stati già in campo all'inizio di luglio, con la prima ordinanza della regione, perché avrebbe dovuto consentire all'amministrazione capitolina e all'AMA, alla municipalizzata, di organizzare già un piano di gestione, perché aveva dato la possibilità del respiro per potersi muovere, solamente che mantenere bloccati i bilanci di una società rende difficoltoso pianificare gli anni successivi e quindi gli investimenti. Avvocato, la ringrazio per aver partecipato alla direttissima di TGCom24.